terzo appuntamento a casa di, oggi non siamo a casa di Michela Ramazzotti, ma siamo comunque alla casa del cinema. Insomma, ciao Michela, intanto ciao, grazie. Ciao. Allora, ti chiedo subito, facendo un passo indietro, che effetto ti ha fatto vincere il premio a Venezia dopo tutto il percorso del film e che effetto ti fa soprattutto adesso lasciarlo andare al cinema? Beh, l'effetto di Venezia è indimenticabile, è proprio... È tatuato nel mio cuore, sarà un'emozione così forte che mi porterò per sempre. Forse è l'emozione più grande da quando faccio questo lavoro, l'emozione più forte, perché felicità è stato probabilmente il lavoro che adesso è quello che per me dentro di me è il più potente. Insomma, usciamo ora al cinema, quindi la domanda era com'è lasciarlo andare al cinema. Sì. È naturale come tutti i film che ho fatto, li ho fatti e poi sono andati al cinema. Sarebbe innaturale tenerselo, ti immagini, tutte le recensioni buone, a tutti piace, quando esce invece pensa me lo tengo stretto, non lo faccio vedere, ti immagini? Anche perché una sala cinematografica a casa non ce l'ho, sarebbe molto bello. Però sai, in un momento in cui il mercato è l'audiovisivo, molte volte i film non vanno neanche in sala, vanno direttamente magari in piattaforma, sì. Mentre resta ancora quella genuinità, quell'autenticità, sì, della sala. La sala è meravigliosa perché il cinema è come una festa ambulante e quando vai in sala è un grande patto che fai, almeno io, un patto d'amore che faccio con quel film, con quel regista, in quel momento di silenzio in cui mi lascio andare, metto l'uso aereo, riesco a vedere un film, riesco a stare 2 ore in santa pace e mi piace entrare nel mondo del regista, in quel mondo, in quello che lui vuole raccontare, quindi è molto terapeutico per me il cinema, mi piace andarci da sola. Sono andata a vedere Barbie 2 volte perché mia figlia la voleva vedere 2 volte, ma anche io, mi è piaciuto tantissimo tra l'altro. Poco fa accennavi a queste recensioni positive e infatti ti volevo chiedere, il film continua tutt'oggi ancora tanto a ricevere critiche e recensioni positive, ecco, sei ripronta a questo o ti aspettavi invece magari, eri pronta anche già a delle critiche eventuali? Allora, le critiche, le critiche noi ce le abbiamo dalla nascita, no? Io lo racconto in questo film, i miei personaggi poverini sono sottoposti, i due fratelli, a critiche continue da questi genitori. E le critiche siamo abituati, comunque sono abituata io, siamo abituati proprio in questo mondo a viverle. E nel caso di Felicità non mi aspettavo di essere scelta e selezionata per Orizzonti Extra, era già per me una grande vittoria. E non mi aspettavo il leone, e quello proprio quando me l'hanno detto, mi hanno detto Michele hai vinto, io ho detto ah, ho vinto, e mi alzavo in piedi e giravo intorno in questa camera d'albergo, ero a Milano, avevo appena fatto il fuori cinema la sera stessa, io ah, ho vinto, vabbè ho vinto, andavo di là, ho vinto, no vabbè che ho vinto, da sotto, Michele, ti sbrigati, devi prendere il treno, e quindi l'ho preso sto treno famoso della felicità. Fantastico, ma e quanto c'è di te, di Michela Ramazzotti in Felicità? Tutto, l'ho scritto, l'ho diretto, l'ho interpretato, ci ho messo la faccia, c'è tutto, cioè è me all'ennesima potenza, certo. Avevi qualche film in mente mentre giravi oppure hai cercato, diciamo, di essere quanto più possibile libera da quelle che possono essere le influenze autoriali e non, diciamo, nel proprio percorso? Si pensa sempre a quel che, al regista mitico che hai nel cuore. Io sono una grande appassionata del grande Ken Loach. Io amo tutti i suoi film e li continuo a fare belli, sembrano i film di un giovanotto, no? E invece è un vecchio maestro. Io sono affezionata a Lady Bird, che è un film che mi è rimasto nel cuore. Mi piace Onde del destino di Lars von Trier, mi piace Cassavetes, Una moglie. Sono dei registi
grandi punti di riferimento. Io ho visto quei film, li ho visti decine e decine di volte. E mi piace Scola, mi piace Pietrangeli, mi piacciono tantissimo. Pietrangeli riesce a raccontare il mondo femminile con una grande sensibilità, più di una donna, un regista che a parte io la conosco bene, mi è rimasto nel cuore Una visita, quello con Sandra Milo, meraviglioso film che consiglio a tutti di vedere. Perché appunto molte volte ci si divide quindi in due filoni un po' di riferimento. Chi pensa che la regia è decisamente influenzata da quelle che sono le proprie passioni, chi molte volte invece quasi anche un po' per sfida si discosta. Quindi la tua è una ricerca comunque partendo da ciò che ti ha formato, sì, cinematografica. Sì, sì, partendo da ciò che mi ha formato, partendo da quello che vedi, che ti piace. Poi quando scrivevo il film io avevo in mente le immagini, ovviamente come li volevo raccontare, dove li volevo collocare questi personaggi, e mi piaceva molto raccontare per esempio la meschinità dei Mazzoni, della famiglia Mazzoni, sempre in questa casa piccola dove stanno tutti appiccicati, dove non c'è privacy e dove se c'è un problema di depressione, di malattia viene amplificato, dove questo figlio che non sta bene non ha neanche il suo percorso di emancipazione sessuale, perché viene sempre comunque disturbato morbosamente dalla mamma. Mi piacevano quei palazzoni di Fiumicino, perché io sono nata vicino Ostia, quindi ho un posto che conosco bene, che so raccontare, posto dove ho visto, ho girato Pasolini, e quindi sono luoghi che sono andata comunque a vedere, a Ficca Nasare, insomma, mandavo gli screenshot dall'alto dell'Isola Sacra allo scenografo. E mi piaceva anche però raccontare Piazza Vittorio, il mondo degli intellettuali, perché poi la maggior parte intellettuali comunque abitano lì, e poi Piazza Vittorio cinematograficamente era bellissima, no? Piaceva mettere questa corsa disperata di Desiree là sotto. E poi mi piace inquadrarli larghi, dalle pistole in giù, dal piano americano in giù, per vedere i loro vestiti, per vedere come si muovono nel mondo, per vedere lo spazio dove siamo, raccontarli nella grandezza, no? Non collocarli sempre e solo stretti nei primi piani, anche se i primi piani comunque ci sono e comunque spesso li ho sottolineati i personaggi raccontandoli con un primo piano, però mi piaceva anche raccontare dove si trovano, dove sono, come si muovono in quel momento. Anche con i costumi, con Katia Dottori abbiamo fatto un lavoro a togliere. Lei è stata bravissima, perché io sono stata molto esigente, perché volevo proprio il disegno dei personaggi ben definito, però non devono essere caricati. Quindi lei è riuscita in modo veramente abilissimo a dargli corpo con quegli abiti, con quei colori che comunque non distraevano lo spettatore. Non volevo mettere brillocchi, gioielli, no, quello distrae, poi lo spettatore vede la collana, non sente le battute. E con Bigazzi mi ha regalato questa fotografia meravigliosa, desaturata. Io volevo una cosa, volevo i visi pallidi, il pallore dell'angoscia del vivere di questi personaggi che si muovono in questo mondo così violento. Te lo staranno chiedendo in molti, ma è inevitabile però chiedertelo, se questo passo alla regia è può rimanere isolato o se è una strada che continuerà. Faccio come Troisi, ricomincio da tre. L'ultima domanda, diciamo, Felicità è anche un film su una certa Italia, possiamo dire, che non cambia. Forse sei d'accordo nel dire che non cambierà mai? Ma io in questo non ci ho tanto pensato quando l'ho scritto. Io in realtà ho messo due mondi a confronto che mi interessava raccontare. Il mondo dei Mazzoni, della famiglia Mazzoni, che viene da Fiumicino, e il mondo appunto di Bruno, del professore, che viene da... professore intellettuale che viene da Piazza Vittorio.
Penso che dobbiamo cambiare noi per primi e guardare un po' più gli altri, guardare meno noi stessi. Siamo molto concentrati su noi stessi, invece dovremmo comunque più condividere le cose, condividere di più, una condivisione anche più fisica, ecco, che invece è molto social ed è interessante, perché anch'io in questo periodo sto promuovendo molto il film sul mio Instagram e c'è un abbraccio fortissimo, virtuale, di cuoricini che mi sta dando lo spettatore, e io non l'avevo mai provato, perché non avevo mai proprio ficcato il naso così tanto nel mondo di Instagram, e quindi questa è una condivisione meravigliosa che mi piace tantissimo. E ora la condivisione che mi piacerà è quella di andare a salutare lo spettatore nel cinema, di andarlo a ringraziare, ecco questo. Quindi, ritornando alla domanda che mi hai fatto tu, è condividere di più anche fisicamente, e ora lo possiamo fare perché siamo usciti da questa maledetta pandemia e ricominciamo a fare i tour. Adesso scriverò proprio su Instagram tutte le varie date dei tour che farò, girerò tante città, partendo dalla mia città che è Roma, e andando poi a Milano, Torino, Bologna, Firenze, scendendo a Napoli, andando a Bari e poi ritornando a Ostia, in un cinema che si chiama Cineland. Era un cinema che frequentavo quando ero piccola e andrò anche lì a fare i saluti. Quindi si scappa da casa, ma poi si ritorna sempre a casa.